diciamo, si incontrano esperienze diverse, persone diverse, emozioni diverse. C'è anche Giancarlo che è là di fronte, che vorrei che fosse qui perché è un po' una storia delle vostre vite, Giancarlo. Con... Poi mia sorella che fa finta di niente, vuoi venire a parte? Noi facciamo la squadra di calcio. Io resto davanti. Allora, un saluto a Nino, che è l'imperatore che rappresenta il Tenco, che non poteva non essere qui, perché se parliamo di canzoni non può non esserci. E quindi che cos'è questo? È un incontro di esperienze, di emozioni che all'interno, intorno all'Ariston, intorno al festival, intorno al tempo e alle altre manifestazioni che ci sono state, hanno creato una serie di cose che l'abbiamo voluto raccontare in maniera disorganica, disordinata, senza filologico. Questo è il tema, poi lascio a Elio che ha curato a dire quello che possono essere le sue impressioni, però che cos'è che c'è qui? C'è un po' l'anima di tante cose e soprattutto i segni di quello che potrà essere un futuro. Ecco perché sarà in conto, ecco perché dal rapporto che si è avuto con queste persone pensiamo si possa realizzare un progetto che abbia una sua dignità per poter essere stabile e per poter soprattutto divertire e reagire con le persone che hanno avuto. Cosa abbiamo qui? Una parte di quelle che sono le impronte degli artisti, lascerò a Marco a presentare le impronte, quelle che sono le loro immagini, strumenti, filmati, manifesti, attrezzature dell'epoca, vecchi riflettori che l'essere dell'Ariston, le prime poltrone dell'Ariston, quindi sarà più comodo adesso, delle poltrone della ditta Giannino, che all'epoca era più famose sul campo. Quindi è un insieme di tante cose con i libri, una serie di libri che raccontano sia con i sensi cose. Un saluto particolare a Barbara, non so che la presenta da sempre nel caso della moda e che è per un motivo che se vieni poi racconterai tu stessa perché c'è piacere di averci dato insieme al massimo, dove cazzo va? Un po' fischia. Yeah, well.
poi potrà essere in due secondi riprodotto tutto un filmato che noi caricheremo con Shazam e rimarrà poi all'interno appunto del My Shazam all'interno della cosa. Scusate, ma oggi purtroppo non sto tanto bene. E poi il